80, mentre farò dei calcoli complessi con un numero casuale scelto da uno di voi e simultaneamente reciterò a memoria la Divina Commedia partendo da qualsiasi verso scelto liberamente. Io direi, Tiziano, possiamo andare fra il pubblico e consegnare il cubo, ecco, in prima fila, a pochi secondi per mescolarlo e renderlo impossibile da risolvere. Grazie. Un numero, vediamo la signora qui, un numero di due cifre importante, il primo che le viene in mente, un bel numero di due cifre. 13. Bello importante. Un bel numero. Un po' più grande, 69. Oh, così mi piace. 69, ottima scelta, poteva essere un numero qualsiasi. 74, 51, va bene. E infine darei la Divina Commedia. Ok, senza qualcuno che abbia gli occhiali possa leggere senza problemi. Prego, ok. Tiziano, hai voglia gentilmente di dare alla signora il microfono? Io non voglio guardare. La sfogli pure, cioè, sicuri che tutti i versi siano differenti così come li ha scritti il nostro sommo poeta Ungaretti. E quando ha fatto per... Dica? Volevo darti un verso io, Morca non l'amato. Amar perdona, però è troppo facile, voglio farmi mettere in difficoltà. Può leggere per favore ad alta voce nel microfono il primo verso di qualsiasi terzina? Prego. Prego. Quello è l'indice. Prego, prego. Il primo che le viene in mente, tanto sono tutte diverse. Un giorno se ne andava. Dove ci troviamo? Siamo all'inizio del secondo canto. Dante ha appena incontrato Virgilio, che lo sta introducendo nella selva oscura, e Dante ha un primo ripensamento. Questo è un canto che in tanti saltano, perché passano dal primo al terzo, eppure è il viaggio interiore dell'uomo. Lo giorno se ne andava, corretto? Inizieremo esattamente da lì. Lei e gli occhi del pubblico le chiedo di controllare che la mia declamazione sia corretta per tutta l'esibizione. Signori, abbiamo il cubo di Rubik, grazie. Abbiamo il numero 69, abbiamo lo giorno se ne andava, direi che possiamo cominciare. Lo giorno se ne andava e l'aere bruno toglieva gli animali che sono in terra delle fatiche loro, 49, ed io sol uno m'apparecchiava a sostenere la guerra, sì del cammino e sì della pietate, che ritrarrà la mente che non erra. O muse, o alto ingegno, uno, or m'aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Io cominciai, poeta che mi guidi, 12, guarda la mia virtù se la è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi, 7, tu dici che di Silvio lo parente, corruttibile ancora, ad immortale secolo andò e fu sensibilmente, però se l'avversario d'ogni male cortese fu, pensando che l'alto effetto, 11, cuscir dovea di lui e il chi e il quale, non pare indegno ad uomo d'intelletto che fu dell'alma Roma e di suo impero nell'empireo ciel per padre eletto, 8, la quale e il quale, a voler dirlo vero, fu stabilite per lo loco santo si è del successor del maggior Piero. Per questa andata un delidato vanto intese cose, 48, che furono cagione di sua vittoria e del papale ammanto. Andovvi poi l'ovas d'elezione per recarne conforto a quella fede che è principio alla via di salvazione. 2. Ma io perché venirvi? O che il concede? Io non Enea, io non Paolo sono. 5. Me degno ciò né io né altri crede. 10. Perché se del venire io m'abbandono, temo che la venuta non sia folle. 6. Savio, intendi me che io non ragiono. 3. E qual è quei che disvuol ciò che volle? E per nuovi pensieri, 51, cangia proposta, sì che dal cominciar tutto si tolle, tal mi feci io in quell'oscura costa, perché pensando consumai la impresa che io fu nel cominciar cotanto tosta. Se io ben la parola tua intesa, rispose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da viltate offesa, la qual molte fiate l'uomo ingombra. 4, sì che d'onrata impresa lo rivolve, come falso veder bestia quand'ombra. Da questa tema a ciò che tu ti solve, dirotti perché io venni e quel che intesi nel primo punto che di te mi dolve. Io era tra color che son sospesi, 50, e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Luceva gli occhi suoi più che la stella, e cominciommi a dir soave e piana, 6, con angelica voce in sua favella, o anima cortese e mantuana, 9.
Qui chiaramente abbiamo il cubo di Rubik, ma signori, guardate il quadrato alla vostra destra. Nessuno dei numeri che ho detto ad alta voce è il numero 69 scelto poco fa, ma se sommiamo la prima riga, 49 più 1 più 12 più 7 fa 69, così come la seconda, la terza e la quarta riga. 49 in verticale, 49 più 11 fa 60, più 5 fa 65, più 4 fa 69, così come la seconda, la terza e la quarta colonna. E se non vi basta, signori, la prima diagonale dall'alto a sinistra, 49, 8, 3, 9, come 7, 48, 10, 4, fanno ancora una volta 69!